Allora, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max che oggi, come sempre, vi parla da Maweni, Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Allora, dunque, oggi parliamo di una cosa molto interessante sulla quale sto lavorando da tempo. Naturalmente, saluto tutti. Sabato, quindi, parliamo di oro. Allora, sono in contatto con una signora che vuole anche porre delle domande per una questione sua, e quindi io le ho chiesto di condividerla con tutti, così almeno ne parliamo. È ovvio che io vi dico quello che vi posso dire, non si può sempre dire tutto, tutto, tutto. Io in genere dico tutto, però insomma, bisogna sempre poi parlarne direttamente di queste cose qui. Allora io inizierei subito con la domanda, poi successivamente, una volta che ci siamo chiariti un pochino questo aspetto, oggi parliamo di una cosa direi molto importante sulla quale sto lavorando da tempo, che è secondo me fondamentale nel momento in cui poi si deve fare una scelta su dove comprare l'oro e dove stoccarlo. Va bene? Benissimo, allora prego Pia, se vuoi formulare la tua domanda, sono Sì, qua. volevo chiedere, sapevo che nello Stato italiano se uno ha dei soldi, fa delle transazioni all'estero, fino a 5.000 euro deve dichiarare, cioè se supera i 5.000 euro. Però volevo capire se quello è in un anno o in un mese la transazione, se si fa in un conto estero. Tanto per quello che sappiamo noi, che abbiamo sempre detto noi, e io dico noi perché oggi non può intervenire, io collaboro con il dottor Manca, no? Per quello che riguarda anche tutti gli aspetti fiscali, legali, eccetera, che è un ex direttore di banca, che lui collabora insomma con me con l'azienda tedesca e quindi diciamo è super esperto in queste cose. Allora diciamo che il limite non è 5.000 ma è 12.500 all'anno, quindi se uno fa tutta una serie di operazioni dal 1 gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre, ecco, diciamo per legge deve dichiarare nel riquadro RW che ha esportato, ho comprato oro, qualsiasi cosa abbia fatto, per un valore superiore ai 12.500. Questa legge ovviamente è una legge un po' stupida, perché la cosa logica da chiedere era il totale, no, dell'investimento che uno fa, perché che senso ha mettere un limite del 2.500? Uno può aver esportato 20 miliardi e cosa comunichi al tuo governo che ha esportato oltre 2.500? È una cosa che non ha molto senso, però le leggi, come sapete, tante volte sono fatte in questa maniera. Va bene? Questo è quello che dice la legge. Quindi chiunque compri oro, io lo dico sempre, sia in Italia che all'estero, deve seguire la legge come cittadino italiano. A meno che uno non sia una persona come me che non è più residente in Italia, non essendo più residente in Italia, io in questo momento dovevo prima sottostare alla regolamentazione ovviamente americana quando era a New York. Se io sono iscritto all'AIRE a New York, devo seguire le disposizioni. Il mio reddito viene dall'America, devo seguire le disposizioni americane. Non sono tenuto a seguire le disposizioni italiane perché ormai sono fuori da 25 anni. Stessa cosa qui in Tanzania. Però per voi che avete residenza e vivete in Italia, queste sono disposizioni di legge. E volevo chiedere un'altra cosa, se uno dovesse dimenticarsi di dichiararli questi soldi per acquisti personali, no? Magari non ha comprato solo oro, ma ha fatto altro, no? E, che multe dovrebbe avere? Che Allora, sanzioni? intanto, prima di tutto, si devono accorgere che te lo sei dimenticato, cosa che statisticamente parlando non ti so dire, ma è minima, minima, minima. Cioè, se uno dovesse fare un accertamento per altre ragioni più importanti e verifica una cosa di questo tipo, c'è una sanzione, ma è una sanzione ridicola, cioè non mi starei a preoccupare troppo. Non so quanto è, non sono riuscito a capire quanto è, però un commercialista mi ha detto che è una sanzione minima, quindi non mi starei a preoccupare.
Allora forse conviene che io paghi la sanzione senza stare lì a Sì, fare ma io la questa cosa qui non la pippa. posso dire, Pia. Io ti devo dire di seguire le leggi. Certo, va bene, Chiaro, no? sì. Invece per quanto riguarda il discorso delle operazioni fatte su un acquisto di un BTC, ne posso parlare, anche posso condividere con Sì, altri? Perfetto. certamente. Tutte le domande che vuoi. Quindi io ho fatto questo, cioè, si sono fatte queste operazioni perché l'idea era di acquistare un BTC in poco tempo, anche se comunque il costo era anche un po' alto. E quindi Scusami, Pia, sapendo. se ti interrompo, Sì. molti possono non sapere cos'è un BTC. Cos'è un BTC? Un Bitcoin. Ah, Io bene, grazie, prego. credo che ormai si sappia, sì, questa criptovaluta, insomma, che ormai. Non sarà inflazionata perché saranno quei pochi milioni in tutto il mondo e quindi fortunati quelli che l'avranno. Così, insomma, io da 3 anni che mi sto documentando e quindi questo è il messaggio che va avanti, insomma, ecco. Mentre stampando carta moneta ormai c'è l'inflazione alle stelle, no? Perché gli americani hanno stampato anche l'Europa e quindi non vale poco l'euro o il dollaro, eh? Almeno questo è il pensiero. E quindi facendo queste operazioni su questa banca francese, sono stati poi convertiti questi euro in BTC, poi sono stati inviati presso un wallet Electrum, e poi da Electrum sono stati passati su una chiavetta in Ledger Nano X, come se uno avesse l'oro nella propria cassaforte. Questo è l'oro digitale, considerato così il Bitcoin. Queste transazioni, questi passaggi, verranno identificati dallo Stato, dallo Stato italiano, dall'Ufficio delle Entrate? Questo è il mio quesito. Allora, come per darti una risposta la più competente possibile, io ho inviato la tua richiesta a un amico che è, diciamo, molto esperto di Bitcoin e di regolamentazione, un amico che mi è venuto a trovare anche qua, partecipa ogni tanto ai miei interventi, insomma, ha preso la residenza in Tanzania, quindi. E lui naturalmente si sta già attivando. Io ti dico quello che posso sapere io così a sensazione, va bene? Allora, prima di tutto ti devo correggere in una espressione che hai utilizzato quando hai detto, mi sembra, Bitcoin in oro, oro Bitcoin, hai detto una cosa di questo tipo qui. Oro Allora, digitale. l'oro digitale non esiste. L'oro digitale, così come lo possiamo intendere dal punto di vista cioè della relazione tra la moneta digitale emessa garantita dall'oro, quello che una volta si chiamava il gold standard, non esiste, non esiste. È chiaro che una certa narrativa ti vuole far credere che l'emissione di Bitcoin sia in qualche maniera collegata a un deposito d'oro, ma in effetti questo deposito d'oro non è mai esistito e non esisterà mai. Perché, come ho spiegato io, tutte le monete digitali in commercio ora stanno venendo fuori, è piano piano il discorso del gold standard, della garanzia, finalmente. Io questo l'ho scritto 4 anni fa nel mio report, che si può leggere sul mio sito a menteaperta.net gratuitamente, e esperti, super esperti, hanno detto chiaramente che se non si ritorna al gold standard, cioè a una situazione in cui è l'oro e le commodity, si chiamano oggi commodity, quindi altri metalli, proprietà, beni, eccetera. Se non si ritorna in una situazione tipo quella appunto che avevamo prima del 71, cioè se è una completa giungla, perché tutti dichiarano cose non garantite da niente. L'emissione della moneta prima aveva una relazione molto precisa con i depositi di oro presso la banca centrale che doveva poi emettere moneta. Adesso, dopo il 71, ci hanno messo i dollari, ma adesso non ci sono più nemmeno i dollari. Emettono monete così, come il quantiteasing, no? Stampano, come dicevi, monete, moneta, moneta, moneta così, garantita da niente. Il Bitcoin purtroppo è una realtà virtuale. Il Bitcoin potrebbe essere cancellato con un semplice clic dalla NSA, che secondo me l'ha creato.
in un batter d'occhio sparirebbe tutto, perché è come quando ti diranno, è come quando, per farvi un esempio, è come quando introdussero l'euro, no? Ricordate, da un certo punto in poi, quando era il 1 gennaio del 2000, introdussero l'euro e da quel punto lì la lira non valeva più niente. Cioè tutti dovettero prendere le lire o convertirle, ossia in contanti, prenderle e portarle alla banca per prendere euro. E quindi è la stessa cosa potrebbero, per esempio, in qualsiasi momento fare sulle monete digitali, ora non lo faranno, o su Bitcoin, o su monete che loro ritengono non conformi agli standard che anche chi emette moneta dovrebbe seguire. Ricordo che ci sono 4 o 5 passaggi fondamentali, uno di questi è rappresentato dal vaglio, diciamo dal giudizio della SEC di New York, per cui voi non lo sapete, ma la maggior parte delle monete digitali esistenti in commercio oggi, a partire dal Bitcoin, sono illegali, perché nessuna di queste ha seguito, diciamo, il percorso legale previsto dalle leggi. Alcune leggi non esistevano all'epoca e quindi anche il Bitcoin, insomma, è stato messo in circolo nel 2011, mi sembra, no? In maniera molto così. Ma ho detto mille volte che se il Bitcoin non fosse super sponsorizzato, probabilmente dal governo americano, dai banchieri, insomma, se non ci fosse qualcuno di veramente importante, non avrebbe mai avuto il successo che ha avuto. Perché un'altra persona normale che è un genio e che si mette lì in mente di creare il Bitcoin, poi alla fin fine non glielo fanno fare. Io nell'intervento che ho fatto un po' di studio sul Bitcoin. Ho spiegato che probabilmente chi ha creato il Bitcoin è un signore che ha un nome impronunciabile, mi sembra sia croato, che infatti lavora alla NSA, che precedentemente aveva creato il Goldcoin. Cioè, voleva proprio creare il Goldcoin digitale, cioè una moneta digitale garantita da loro. Però a lui non gliel'hanno fatta fare. Successivamente si sono creati il Bitcoin. Capito? Qual è la situazione? Quindi, io bisogna distinguere due cose. La prima è, diciamo, le problematiche che ti possono creare le banche, la banca come istituto privato, va bene? Nel momento in cui te gli dici: guarda, banca, io ho questi soldi nella banca, li prendo e li voglio comprare oro. Ed è chiaro che la banca li levi dei fondi, non è contenta che tu faccia questa operazione. Quindi ti mette dei limiti al trasferimento, ti dice: ma perché, ma come, ma perché non li investi con noi? Cioè ti crea tutte queste, ti spaventa anche, no? Ci sono molti clienti, amici, che mi raccontano delle storie incredibili, che vanno in banca, sono magari clienti della stessa banca da 20-30 anni, dalla famiglia, cioè conoscono per generazioni e generazioni, che stanno molto bene, arrivano in banca, chiedono 20-25 mila o 50 per comprare, o gli fanno tutta una serie di domande che diventano matte. Dico: ma sono soldi miei. In effetti, come ricordo spesso, i soldi non sono nostri. Sull'euro c'è il copyright, sono loro, sono della banca centrale. È per questo che loro potrebbero dirti: no, io i soldi non te li do. Non te li E do. legalmente non si potrebbe fare nulla. Ci potrebbero chiudere il conto, tutti i conti, e è un loro, tra virgolette, diritto farlo. Perché noi i soldi li abbiamo guadagnati, si presume che ci abbiamo pagato le tasse, però non sono nostri. Sono una cosa che utilizziamo per comprare e vendere delle cose, come se fosse un vero mezzo di scambio, no? Ma non sono nostri. Ecco quello che è importante, che io poi chiamo la grande magia. Se uno capisce questo concetto, immediatamente, se ha qualche cosa, dovrebbe un attimino accendersi la lampadina e dire: porca miseria, forse allora è meglio che ne prenda un po' e li converta subito in oro, perché quelli convertiti in oro invece sono tuoi. So, diciamo che è più facile dimostrare che siano a tuo nome e cognome. Poi li metti in una cassetta di alta sicurezza e ripeto sempre: l'oro deve essere depositato in Svizzera. Basta. Poi
oppure nella City di Londra determinate situazioni. È chiaro che gli altri capoli della BRICS, della quale parleremo se c'è ora, se c'è possibilità oggi, ho fatto tutta una ricerca, credo, è ancora in corso, quindi la devo finire. Però sono arrivato, per fortuna, a dimostrare quello che avevo capito nel corso delle mie ricerche. Ma un discorso è avere un'intuizione, e un discorso è avere le prove, no? Di quello che dici. E va stoccato in Svizzera, possibilmente a Zurigo, perché questa azienda lavora a Zurigo. Ecco. Perché le banche in Svizzera sono a Zurigo. Ginevra si occupa di altre cose, c'ha tutti questi forum, no? Il World Economic Forum, e tanti sono, hanno sede. Ogni città, diciamo così, si è specializzata in qualcosa in Svizzera, un po' più, un po' meno. Va bene? Ecco, questo ho dato la. Magari potresti, Max, parlare un po' di più di questa possibilità di investire a Zurigo, come funziona? Sì, volentieri, guarda, spiego tutto il lavoro che ho fatto la scorsa settimana e questa settimana, che questa settimana fa per dire, perché è una ricerca che ho iniziato, perché poi inizi una ricerca, ti devi fermare perché non trovi il documento, inizi a fare un'altra cosa. Io seguo tante cose, ogni tanto mi perdo, però siccome è una cosa molto importante, allora poi mi sono messo lì e ci sono voluto, ho voluto approfondire l'argomento. Allora, la cosa principale che ci si deve porre è che l'oro, deve capire che l'oro ha un alto valore spirituale, esoterico, iniziatico, misterico e spirituale. Si possono usare tutti questi termini che, come si sa, bene, sono termini un po' particolari. Io questo l'ho menzionato anche nel report a sufficienza. Non potevo, potevo scrivere molto di più, ma nel report sono 40 pagine, poi le persone non me lo leggono, quindi è inutile che io devo essere un po', no, in sintesi, quello che ho a un certo punto. Allora, vabbè, detto questo, deve essere trattato come, diciamo, il prestigio che ha avuto nel corso degli anni merita, va bene? Cioè, deve essere trattato come l'unica vera moneta, direi quasi divina, esistente, per uno che crede, diciamo, no? La grande fede deve vedere l'oro e le monete d'oro e tutto quello che circola intorno a loro come una cosa speciale, perché lo è sempre stata speciale per l'elite, non è mai stata speciale per noi, perché a un certo punto hanno cominciato a stampare la carta e ci hanno venduto quella e hanno detto: no, no, questi sono soldi veri, usa questi, fai il mutuo, fai qui, di là, compra, venga, eccetera, e così ci hanno fregato. Va bene? Allora, quindi, se uno ha consapevolezza di questa cosa, diciamo, affronta tutto il percorso dalla A alla Z, no? Che poi è finalizzata all'acquisto del metallo dorato, con quella che si chiama consapevolezza, cioè con la coscienza di capire. E che ha una conoscenza di base, quindi la consapevolezza di comprare nella maniera giusta. Ecco, va bene? Beh, detto questo, io quando ho iniziato, in due parole, vediamo di fare una sintesi. Molte persone che mi ascoltano sono già amici, hanno già fatto il sottoscritto, molti sono in procinto di farlo, molti sono già miei collaboratori come Gabriele, non so se ti ho salutato, ti saluto adesso. Ecco, e saluto tutti naturalmente, venite a tutti, Elena. Ecco, e io devo fare questo piccolo investimento di oro. Ho detto, no, ero ancora a New York, mi sono guardato in giro per tutta una serie di ragioni particolari. Ho sentito dire, così, e ho letto, che c'era questa azienda che non solo ti stoccava l'oro, ma ti faceva un servizio tipo una banca, per cui quando te poi hai comprato l'oro, te ne puoi vendere un pezzettino e questa azienda qui, che si chiama Ovesta, te lo riaccredita sul conto. Quindi, in pratica, poi con una banca, anziché avere denaro, cioè soldi, fiat, c'hai l'oro come deposito. Questo dà anche il vantaggio di fare un investimento nel medio-lungo periodo, no? Perché, come si sa, avete visto l'oro, e io l'ho scritto 4 anni fa, ho scritto nel report 4 anni fa che l'oro sarebbe andato oltre i 70, ma quando l'ho scritto io era 45.
E ora naturalmente ci sono arrivato documentandomi anche con altri attori americani e vedendo il trend di mercato, eccetera, eccetera. Quindi questa azienda qui ho scoperto poi facendola, arrivando al punto, che loro, e io questo lo spiego in un allegato che ho chiamato Integrazione 1, io spiego proprio come sono arrivato a capire quello che adesso è davanti a me, che posso dimostrare coi fatti, va bene? Nell'allegato, nell'integrazione 1, che è a disposizione di coloro che si accingono, che vogliono approfondire il discorso legato all'FF, quello che io chiamo FF, che questa azienda ci ha chiesto la cortesia di non menzionare, non parlare troppo di questa maniera con la quale lavorano. E io questo lo capisco, che abbiano una certa riservatezza, ma non ce l'hanno vietato. Quando io ho sottoposto la questione al CEO, lui mi è, non, non, ci ha risposto dicendomi: guarda, non ne parlare di questa cosa qua in diretta, però ne puoi parlare a tu per tu con il cliente. Questo significa automaticamente che è vera, perché se no mi avrebbe detto: no, non ne parlare perché è una cosa falsa. Poi sono tedeschi, immaginare, non è che... capito? Quindi io lì per lì non abbiamo più potuto parlare. Naturalmente ha penalizzato molto la proposta, no, di marketing, perché è un plus che non ha nessuno in Italia e anche pochissime aziende in Europa e nel mondo. E questa azienda compra oro, cosa fa? Ti compra l'oro e poi lo stocca non all'interno delle proprie casseforti. Loro hanno dei piccoli depositi, ovviamente, dove tengono un po' d'oro, ma loro lo stoccano all'interno di queste aziende. La più importante si chiama Brinks, che è un'azienda originariamente americana, bene, con sede in tutto il mondo. Ora poi vi dico una cosa su Hong Kong, perché anche questa è la riprova, no, di quello che dove vogliamo andare a parare. E io ho capito che all'interno di queste strutture loro non soltanto è al sicuro perché è in un cavò di alta sicurezza con tutte, no, la tecnologia che oggi naturalmente disponiamo per proteggere al meglio cose di valore, è assicurato. L'assicurazione è anche abbastanza inutile, ma diciamo che è anche assicurato, va bene, ma gode anche di una immunità, possiamo chiamarla diplomatica, o di una sorta di immunità, per cui all'interno di questi cavoni non ci può entrare nessuno, ci vuole un pass speciale. E non dico nessuno, io non intendo la polizia nostra, la guardia di finanza, che poi fra l'altro in Svizzera non ci potrebbe neanche andare, ma parlo dell'FBI, parlo della CIA, parlo dei servizi, parlo dell'Interpol, parlo di tutte queste strutture che poi sono anche sovrastrutture, come le chiamo io, e non c'entrano per delle regolamentazioni molto particolari che sono state definite. Me lo posso anche dire, così cominciamo a dire le cose. Ed è uno degli ultimi punti, ma ve lo dico adesso. Dall'articolo 37 della Convenzione di Ginevra del 1972, appunto sul quale si parla in maniera molto generica della, diciamo, immunità per i diplomatici e per i membri delle famiglie dei diplomatici all'estero. Cioè, si parte da lì. Poi, questo è l'articolo 36. Poi si fanno dei distinguo, si parla anche dell'articolo 29 e dell'articolo 36, che praticamente creano una situazione per cui, siccome questi corrieri, no, fanno anche trasporto di oro, trasporto di metalli preziosi, naturalmente questa protezione ci deve essere anche nel momento in cui trasportano il metallo. Non solo quindi si parla di stoccaggio, ma si parla anche di trasporto. Nel trasporto, per garantire che uno di questi furgoni non sia bloccato, fermato da una polizia, una cosa, e quindi magari, capite, come posso dire, sono oggetti di valore. Quando 10 kg d'oro vanno dalla Francia all'Inghilterra, poi magari vanno in America, se ogni volta dovessero passare tutte le dogane, voi capite bene, ci vuole 10 giorni per far trasportare, solo di burocrazia. Quindi
Quindi hanno un pass per cui praticamente alla dogana le fanno passare. Usano lo stesso sistema che usano i diplomatici quando arrivano e si parla dogana, no? Voi sapete che il personale diplomatico, e ve lo posso dire io, perché io ho avuto un visto diplomatico, il mio ultimo visto diplomatico a New York si chiama G4, per cui io entro, esco in qualsiasi paese, a me non mi controlla nessuno e non seguo la linea normale, cioè la quota normale. Io vanno, c'è un accesso particolare riservato per i diplomatici, passi di lì, non ti controlla nessuno, non ti dicono, non fanno vedere, non chiedono, fai vedere che hai visto, ovviamente, a quel punto ti passa. Non sono il personale che è pure molto rompipalle, pure stronzo. In America, quando arrivi alla dogana, no? Che devi fare tutta sta coda, no? Per fare il visto, eccetera, che ti può rimandare indietro in qualsiasi momento. Se la risposta che gli dai non ti piace, nella linea diplomatica non è tenuto a chiederti niente, per non imbarazzare il personale diplomatico. Immaginati te. Non ti controlla, tante volte non ti controllano nemmeno i bagagli. I bagagli a mano non passano neanche sotto la macchina. Ecco, questo per dirvi che esiste tutto un altro mondo che l'elite si è creato, di sovraleggi, sovrastrutture, per cui le leggi normali si applicano a noi, poveracci. Ma loro hanno tutte disposizioni particolari. Siccome per loro in sé ha un valore speciale, un valore è fonte di energia, è una fonte energetica a livello anche spirituale dell'anima, i loro depositi d'oro vogliono essere sicuri al 100% che non li tocca nessuno. E lì dentro non ci tocca nessuno. Quindi il nostro oro, alla fin fine, gode di questo privilegio, del privilegio dell'elite, perché quando la Brinks trasporta il nostro oro, lo stocca, all'interno di queste strutture valgono le regole del personale, diciamo così, diplomatico. Mi sono spiegato? Qualcuno ha domande in merito a quello che ho detto? Io ho una domanda che forse non è proprio totalmente inerente, però abbastanza. Buongiorno, Benita, dimmi. Buongiorno a tutti. No, volevo sapere questo. Il deposito, no? Che ha chiaramente un costo. Ma ha un limite di tempo? Cioè, nel No, senso, no, ecco, no. perché io come apristi un conto, tu hai fatto prima l'esempio del conto corrente, no? Io apro un conto corrente la cui valuta, invece di essere una valuta fiat, è l'oro praticamente. Ma appunto, volevo sapere, oltre e anche quali sono i costi di deposito, che me l'avevi già detto, ma non me lo ricordo. Quali sono i costi di deposito? Sono sulle stiroprezzi, ci sono. Prego, Sì, e finisci. sono per sempre quelli, cioè finché tu non chiudi questa cosa qua, ce l'hai. Sì, allora qui c'è da fare un distinguo tra questa azienda tedesca che opera, diciamo così, c'ha un contratto molto libero, no? Perché non c'è un vero contratto, uno può rivendere l'oro che ha comprato il giorno dopo, senza nessun tipo di vincolo, non ti vincolano. Loro, a me è piaciuta questa cosa qui, perché loro non vincolano niente, ti chiedono soltanto un minimo di deposito che te paghi mese per mese in relazione al deposito di metallo effettivo che hai. Poi ci sono altre aziende invece, un'altra azienda che a me piace molto, che ho introdotto recentemente, che è l'unica che ho trovato in Italia un po' decente, è stata selezionata, non un po' decente, molto buona, secondo me. Dico un po' decente perché purtroppo il mercato italiano. Non voglio usare un termine, non voglio parlare male, no, di altre aziende. È un po' una giungla, diciamo così, diciamo la verità, perché noi ogni tanto facciamo le cose molto in confusione e evidentemente anche il settore dell'oro soffre di questa cosa qui. Io ho ricordato tante volte che sì, potete comprare l'oro blisterato da tante aziende serie, anch'io sono in contatto con altre aziende, chi mi segue lo sa. Però poi il problema è il deposito. Quindi comprarlo dovete comprarlo e tenerlo in casa, con tutti i rischi che questo comporta, perché c'è già, ho ricordato che nel 1933 tutto quest'oro in giro così fu confiscato. Se si va incontro
al grande reset. Secondo quello che ho capito io, l'oro in casa è ad alto rischio, ma è ad alto rischio anche in una cassetta di sicurezza ed è ad alto rischio anche presso questi depositi di aziende che si sono un po' improvvisate a fare stoccaggio, perché ho ricordato che secondo la legge loro dovrebbero avere una licenza a parte, non è quella di compravendita, ma a parte per lo stoccaggio d'oro che si chiama stoccaggio conto terzi. Cioè te compri l'oro da me e io poi te lo metto in una cassetta di sicurezza, lo compri grazie alla prima licenza che ho per la compravendita e te lo stocco grazie alla seconda che è per lo stoccaggio conto terzi. Purtroppo io ho contattato tutte queste aziende e nessuno mi ha fornito la licenza conto terzi e il signor Antonino della Zeta Metalli, che ricordo è un'azienda anche quella che vende piuttosto bene, con la quale siamo in contatto, però lui non stocca in Svizzera, ora poi ci arriviamo, bene, mi ha detto: guarda, che sappia, io questa licenza in Italia oggi non ce l'ha più nessuno, perché c'erano state tante truffe e il tesoro, che era il tesoro credo, insomma, o la questura, insomma, locale, praticamente non le rilascia più e quindi vuol dire che uno compra questo benedetto oro e poi dopo lo stocca. Queste aziende, ora non faccio nomi, in cui l'oro e lo stoccaggio costa molto di più rispetto a quello di Avesta, in teoria ti dicono che è assicurato, ma non si può assicurare una cosa che è stoccata ed è fuori legge. Quindi non so neanche come fanno ad assicurarlo questa cosa, che probabilmente l'assicuratore non lo sa. Terza, che può essere confiscata, perché è chiaro che quella è la prima cosa che viene confiscata, ad alto rischio secondo me di confisca, perché è anche illegale. Mentre questa azienda, abbiamo menzionato la Zeta Metalli con la quale collaboro anche per altre cose, ora non ne voglio parlare. Ho trovato questa azienda che vende oro svizzero e lo stocca in Svizzera. Benissimo, se uno è l'amante proprio del pezzettino dell'oro che se lo vuole andare a vedere in Svizzera, va, lo compra, se lo fa consegnare, fa un salto in un'ora sei a Lugano, visiti l'azienda, vedi il tuo pezzettino d'oro, te lo coccoli, ti fa stoccaggio. Ti fa un contratto, in quel caso loro hanno un contratto di 5 o 10 anni per lo stoccaggio. Ecco, quindi io ho cercato, cerco anche di accontentare un po' tutti, perché in tanti anni, no, mi hanno detto: ma quest'oro non si sa se esiste, cioè hanno fatto il classico ragionamento all'italiana, no? Per cui dice: no, è una fregatura di sicuro. No, io posso dimostrare che l'oro esiste veramente anche in Germania, e che non è una fregatura di sicuro. Però noi abbiamo sempre questa cosa per cui si compra e si finisce per seppellire in giardino, come alcuni degli esperti suggerivano fino a poco tempo fa. Ora poi io ho fatto notare questa cosa assurda e adesso non lo suggeriscono più, mi dicono. Sono altre persone che sì, hanno lavorato fino a 5, 6, 4, 5 anni fa nel settore della finanza come brokers, no? Sono consulenti finanziari. Benissimo, io non ho niente da dire in merito a questo. Però naturalmente, se uno poi si improvvisa troppo, finisce per dire delle stupidaggini, perché dire che compri 100, 200 mila euro di oro per poi seppellirli in giardino, cioè io non lo so come si fa a dare un suggerimento di questo tipo. Questa è una di quelle aziende che paga per avere spazio. Allora, sui canali alternativi danno spazio, non danno più spazio a me, che io eventualmente, siccome sono una persona, ovviamente, insomma, diciamo che bisogna seguire, no? Una scelta logica quando si fa le cose. Io non ho niente in contrario, mi dà uno spazio a farti una donazione, ma la donazione te la do io, la decido io. Invece queste sono aziende che hanno questi contratti su questi canali alternativi, non vi faccio nomi, ma tanto sono sempre loro, per uno che li segue, pagano circa 500 euro a intervento e così loro hanno spazio e vi raccontano delle novelle
E naturalmente a me di spazio me ne danno meno perché io non pago nessuno, non ho bisogno di pagare nessuno. Se mi inviti, bene, faccio il mio intervento, ti dico quello che penso e poi eventualmente, se ti sei comportato bene, ti faccio una donazione. Però la faccio volentieri, ma viene dopo la cosa. E quindi naturalmente molta gente in buona fede compra queste cose, però ha un'idea molto limitata di quello che sta facendo. Non riesce, è difficilissimo perché io ho chiamato il canale consulenza ora perché mi sono accorto di tutti questi limiti. Cioè uno vede il venditore ti vende una cosa, no? Ti dice tutte le cose positive, ma non ti dice magari le cose negative di un'azienda. Quindi io non vendo niente. Io vi dico che secondo me, per la ricerca che ho fatto, queste due aziende che poi sono due e mezzo, tre che ho menzionato sono secondo me le aziende più affidabili. Poi ognuno fa le scelte che vuole. Se uno trova più conveniente quella tedesca, la compra in Germania. Se gli piace l'idea di comprare l'oro, come vi dicevo, proprio fisico da vederlo, no? Perché anche in Germania lo vedi l'oro, ma devi andare a pigliare in Germania. Uno comincia a dire no, 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 Germania è troppo lontano, che poi non è neanche lontano. Però capisco, no? Che uno preferisca magari andare lì vicino e comprarlo in Italia, questo lo capisco. Poi c'è un altro problema che è relativo al fatto che quando comprate dell'oro in Italia, il Banco Metalli dove lo comprate ha l'obbligo di mandare la fattura, la comunicazione che avete comprato, all'ufficio della finanza. E quindi è un ufficio della finanza, all'UIF. Quindi a quel punto il governo sa che avete comprato oro e non che avete comprato oro oltre i 12.500, ma avete comprato 50-100.000 euro d'oro. Lì lo sa, anche se la legge poi prevede una dichiarazione inferiore. Questa cosa non Ah, questo succede. non è chiaro, Max. Non è chiaro. Ripeto. Cosa vuol dire? Che se lo compri da Uvesta, non dichiari l'importo. Certo che dichiari No, l'importo. fammi finire. Fammi Ok. finire, ci arrivo. Lo dichiari te, ma non lo dichiara Ovesta, perché Ovesta non risponde al governo italiano. E te dichiari 12.500, non 50.000. Mi sono spiegato? Cioè, è una cosa tua. Non è che c'è un obbligo da parte dell'azienda fuori dall'Italia, in questo caso tedesca, di informare il governo o l'ufficio della finanza italiana che te hai comprato 50.000 euro in oro. Mi sono spiegato? E se compri 200.000 euro in oro, ne dichiari sempre 2.500 sul quadro 12.500. RV. Sì, scusa, 12.500 sul quadro RV. Sì, questo è quello che dice la legge. Cioè, non sono interessati a capire l'investimento totale che te fai. Loro vogliono soltanto che tu dichiari oltre 12.500. Non mi chiedere qual è la logica di questa legge, perché secondo me non ha nessuna logica, non ha nessun senso, ma la legge è così. Questo Quindi vi dicevo, Vinita mi ha un po' anticipato, no? Vi dicevo che c'è anche questa grossa differenza tra comprarlo in Italia e comprarlo all'estero, perché quando lo compri in Italia sicuramente il governo sa che ce l'hai. È inutile che tutti indomani c'è una confisca, un accertamento di qualsiasi tipo, è inutile che tu dica sì l'ho regalato, sì l'ho perso, non lo trovo più, insomma. In America nel 1933 c'era il penale, se non consegnavi l'oro, c'erano 10, scusa, l'oro, proprio l'oro sfuso, c'era una sanzione all'epoca di 10.000 euro. Facendo il calcolo, nel 1933 10.000 euro corrispondono ad oggi, ne ho già parlato in passato, ad oltre 216.000 euro, mi sembra, o dollari, soltanto c'è poca differenza. Le sanzioni sono quelle. Poi c'era anche la prigione, eh? E poi ci potevano anche essere tutte e due. Sì, ma E per nel. fortuna molti americani hanno questo tipo. Questa è l'informazione che ho io. Non so se anche quella che hai tu o che l'avevi data tu. È vero? Dimmi, non ho capito la prima parte. Che molti americani hanno disobbedito, non sono stati ligi, non hanno osservato questa legge. È vero o no? Sì. Sì,
È vero? Però io non ho trovato dei dati certi. C'è Webb che tratta questo argomento qui, mi sembra, nel suo report, e dice qualcosa in proposito, e posso dirti che non mi meraviglia questa cosa qua, no? Perché è chiaro, è logico, c'è sempre quello che cerca di, è anche un atto di difesa, diciamolo così. Poi gliel'hanno confiscato, l'oro aveva un prezzo quando gliel'hanno confiscato, quindi... un anno dopo, quando poi le banche sono state riaperte, e ce l'ho qui nel computer da qualche parte, ne ho già parlato. Mi sembra che poi hanno riapprezzato l'oro, quindi ci hanno anche guadagnato in quel senso del 70-80%, è quasi raddoppiato l'anno dopo. Quindi sono stati anche fregati due volte. Quella lì è stata è un colpo di stato, eh. Tra le righe, un'operazione in cui chiudere le banche, fare tutta un'operazione dal 29 al 33, è stato un vero colpo di Stato quello che hanno fatto i banchieri, diciamo così, in America. Perché poi hanno messo tutto in bancarotta. Da quel momento lì tutte le nazioni si sono dovute iscrivere alla SEC per avere soldi e finanziamenti, se no erano tutte in bancarotta. Voi queste cose non le sapete, io le scrivo nella trilogia e non le dico io, le dice David Whitmiller, che ci spiega esattamente quello che è successo. Perché io per gran parte delle cose che vi dico la fonte, se me la chiedete io ve la dico. Nome e cognome vi dico. Non sono cose che mi sogno la notte. Dovete stare attenti a tutti quelli che intervengono e che vi dicono le cose. Perché la maggior parte di questi dice, ma dove l'hai letta questa cosa qui? L'ho letta, è una cosa risaputa, no? Ah, davvero? Altre domande? Ora io qui c'ho tutto il report di quello che di come sarebbe strutturata la com'è strutturata la Brinks. Posso dirvi che è stata incorporata come Corporation Trust Company. Ora io non posso pronunciare questa parola qui, ma già questa cosa che questo qua individua una società fiduciaria, fondo fiduciario, regolamentata da tutta una serie di leggi fatte proprio dalla Security Exchange Commission, che in particolare si chiama la regola 12B lineetta 2, Exchange Act, che dà tutta una serie di, per esempio, di esenzioni fiscali a tutte queste aziende, quindi tutte queste aziende non pagano nemmeno le tasse. Fra l'altro, perché l'elite, ricordiamoci, le tasse non le paga mai, in America. Eventualmente fa donazioni alle charity, alle fondazioni, e si fa stornare i soldi che legalmente escono e sono sottratti al fisco nelle isole Cayman, oppure nelle grandi fondazioni, no? Vedete, le fondazioni pullulano, io dico, Madonna, che fondazioni di tutto il mondo. Sono i soldi, stanno riciclando soldi che vengono evasi ai vari stati. Legali, eh? È legalissimo in America fare una cosa così. Non le sanno, le persone non le sanno, ma è regolamentato dalla famosa legge 501, vi dico anche i dettagli, dovrebbe essere qui da qualche parte, e che è, ecco, 501 C9, che è la legge che regolamenta le fondazioni, no? È quella la stessa cosa che sto facendo qua io. La creazione di una fondazione, qui si chiama in maniera diversa, è una sezione con una legge diversa, ma in America è molto famosa. È quella che devono, alla quale sono iscritte i Rotary. No, io sono stato presidente del Rotary, sono passato attraverso tutte queste nozioni qua. Per dire a New York, e non, noi non si paga tasse naturalmente come Rotary, no? Si ricevono soldi nel momento in cui te ricevi soldi, se non hai richiesto e non ti hanno dato il riconoscimento come fondazione, no? O come no profit, te ci devi pagare le tasse. Quindi è una maniera per non pagare le tasse. Abbiamo spiegato, siccome c'è il collegato. Abbiamo spiegato, ho capito attraverso l'aiuto che mi ha dato
Mariella, che è un avvocato che ha proprio una fondazione sua, che adesso vive in Svizzera, che l'immunità è estesa praticamente dal governo, è stata estesa dal governo svizzero a tutti questi, queste sovrastrutture, no? Quindi al World Economic Forum, ce ne sono tantissime in Svizzera, sono quasi tutte, in Europa sono quasi tutte in Svizzera perché godono di questa immunità. Quindi, anche se a livelli diversi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si legge espressamente nella legge, che ce l'ho qui, se volete si legge, e si dice che l'immunità diplomatica è estesa a tutti gli edifici e a tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con, diciamo, privilegi speciali. Per il presidente e alcuni dei suoi membri, immagino del board. Quindi quelli qualsiasi cosa possono compiere contro delitti contro l'umanità, insomma, qualsiasi cosa possono fare, non sono perseguibili secondo le leggi internazionali. Insomma, fanno quello che vogliono. Il presidente, l'Etiope, ha un procedimento in corso. Perché sembra che ne abbia combinate di cotte e di crude, ma non è stato avanzato dal governo svizzero o da qualche nazione. È un provvedimento interno alle Nazioni Unite, perché ci sono dei comitati interni e esterni alle Nazioni Unite. Ricordiamoci che le Nazioni Unite è il papà di tutte queste organizzazioni, perché sono tutte organizzazioni emanate, emanazioni, no? Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno le principali, sono 12 o 13. E quindi devono sottostare anche a certe, diciamo, una certa etica, no? E che fa parte dello Statuto delle Nazioni Unite. Siccome questo ha fatto delle cose un pochino strane, adesso, e ne ho anche parlato in diretta, è qui sulla mia scrivania da qualche parte, c'è un provvedimento in corso a suo carico e forse è anche questa la ragione per la quale non è stato rieletto. Perché 5 anni sono già abbondantemente scaduti, ma lui rimane lì, non si sono più riuniti, il board non si è più riunito per eleggerlo o per eleggere un'altra persona, e anche questo è un altro coup, no? È un colpo di Stato, ai danni della nostra salute. Perché uno quando scade il mandato o si rimette o deve essere eletto o deve essere eletto un altro al suo posto, non c'è altra possibilità. E nessuno dice niente. Avete mai letto un giornale, su un giornale un giornalista che dice una cosa così? Vi racconta le cazzate, non le cose importanti. Prego, Pia. Volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda l'acquisto di oro all'estero, no? Bisogna non superare sempre i 12.000 euro come acquisto di oro, se io lo acquisto in Germania, sono tenuta sempre a fare no. No, allora, uno è l'acquisto d'oro. Te puoi comprare tutto l'oro che vuoi in questo momento, non c'è un limite. Se hai 10 miliardi, puoi comprare 10 miliardi di oro, sempre che tu lo trovi. Perché è chiaro che se ci chiede una cifra assurda, pur grande che possa essere questa azienda, per esempio in Germania, non ce l'ha tutto questo oro da venderti, no? È evidente, è chiaro. Ed è questo un discorso commerciale. Poi c'è il discorso legislativo, diciamo un po'. Di contabilità, per cui te devi dichiarare semplicemente che hai comprato oro al di sopra dei 12.500. Ora però attenti, secondo diciamo la maggior parte dei commercialisti, allora i commercialisti si distinguono, i consulenti si distinguono, diciamo in maniera molto generica, in due gruppi. Quelli che fanno gli interessi propri e che lavorano per lo Stato e quelli che lavorano per voi, che sono mo mo molto pochi. Quindi un commercialista bravo deve un po' proteggersi di dietro e per proteggersi di dietro ti dice no, 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 questa va pagata, no, no, questa devi fare, perché poi se viene un accertamento magari la finanza fa culo a lui. E quindi si vogliono tutelare in tutto e per tutto. Ora, intendiamoci, la loro posizione è molto delicata. Io lo capisco, non è che li sto condannando, perché giustamente uno può dire: no, guarda, la mia interpretazione è questa, Sì.
E come cliente, se vuoi che ti segua io, devi fare così. Questo lo capisco perfettamente. Però dovete capire queste cose qui. Quindi c'è questa situazione anche per cui uno, molti dicono alla fine dell'anno, te per esempio dal sito di Augusta, te ti può scaricare il documento relativo all'effettiva giacenza in valore che hai, no? E quello lo devi allegare alla dichiarazione dei redditi al modello RW, oppure se uno ha fatto un certo quantitativo. Quindi, in un certo senso, te comunque sia dichiari la giacenza che hai. Capisci? Capisci? Però poi ognuno fa quello che vuole. C'è il commercialista che dice: vabbè, dichiariamo che hai comprato più di 2500. Basta. Questa è una cosa che ne parlo poi in privato, perché poi a un certo punto il commercialista, voi dovete mettere d'accordo con il vostro commercialista, noi non possiamo entrare in merito a queste cose qua, non ci riguardano, capisci Pia? No, noi le diciamo, ma non possiamo prenderci la responsabilità di queste cose. Io a te ho fatto l'acquisto, te vai dal tuo commercialista, anzi ci parli prima, e gli dici: guarda, vorrei comprare dell'oro così e così e così, va bene, che cosa mi suggerisci? Lui ti dirà: oh, stai attento dell'oro, perché dell'oro non sanno nulla, non sanno neanche tante volte le regolamentazioni, e questo magari potrebbe essere anche crearti anche un pochino di dubbio o di problemi, ma l'operazione che facciamo è assolutamente legale. L'unico dubbio, non ho dubbio, è una preoccupazione, ma anche una certezza, che purtroppo, cammin facendo, le maglie si restringeranno molto, l'avete già visto. Controllano gli importi di più di un certo tipo di importi, non li vogliono fare, soprattutto le banche online accettano 5.000 euro al giorno e poi tante volte non accettano neanche quelli, ti dicono non lo so, cioè ti mettono in una situazione in cui se te sei una situazione di emergenza, poi nel futuro queste operazioni qui saranno ancora più limitate, perché comunque sono tutti soldi che escono dal circuito bancario, chiaro, no? No, scusami Max, allora prima all'inizio ti avevo fatto la domanda se vedo delle transazioni che per esempio dall'Italia partono, vanno in Francia, bisogna appunto non superare i 12.000 euro, quindi già li ho superati di gran lunga. Ma in questo caso quando ci sono le fatture che dall'Italia vanno, perché emetteranno fattura, no? Questa società di metallo emette fattura, no? Allora, approfitto per Quindi grazie alla domanda, perché scusa, ti interrompo, voglio chiarire questo punto qua. La regolamentazione tedesca non obbliga le aziende, cioè gli operatori commerciali, al rilascio della fattura, cioè ti rilasciano una ricevuta. Siccome non c'è IVA, capito? Siccome non c'è IVA, dice, hanno detto: ma perché si deve fare una fattura? Si dà una ricevuta. In effetti è logica questa cosa qui, perché se non c'è IVA non c'è evasione di IVA, quindi te la fattura la fai quando c'è l'imposizione dell'IVA, se no non c'è ragione per farla. E quindi loro ti rilasciano questo documento che è come se fosse una fattura e che va bene per la regolamentazione italiana. Va benissimo. Ho sentito due o tre avvocati e anche altre persone, va più che bene, non è una fattura perché non c'è IVA. Ho capito, e quindi lo Stato italiano non sa che DE, cioè Germania, ha emesso quella fattura a me, non lo sanno. No, No? assolutamente no. Ah, bene. No, ti chiedo questo perché io ho acquistato un po' di oro a Stonex Bullion, Francoforte, non so se. E loro c'è scritto fattura su quello che mi hanno emesso. E io la tengo conservata con il mio lingottino. Quindi lo Stato italiano non sa che io ho preso. Però sanno la transazione perché ho fatto il bonifico, questo lo sanno. Quella cosa Ah bancaria, no? che è una cosa bancaria, non è una cosa di Stato. La tua banca non è tenuta, a meno che non tu abbia un accertamento te personale, non è tenuta a riportare tutto quello che i clienti fanno allo Stato, se no diventerebbero matti. Ah, ho Lo capito, ho capito. fanno quando te fai un acquisto ulteriore sopra i 10.000 euro, lo sappiamo, Ho no? Cioè, capito. al di sotto di 10.000 euro, 10.000 dollari in America, non scatta accertamento, quindi Ho lo puoi capito, fare. va bene, Al di sopra sì.
La gente dice no, non lo voglio fare perché scatta l'accertamento. Dico, ma cosa caspita te ne frega? Se sono soldi legali che te puoi dimostrare che sono soldi lì da tanto tempo, anche la banca stessa per accettare dei soldi deve accertare tenerteli in deposito, deve accertare la provenienza. Quindi c'è già un filtro, no? Da parte della banca sul fatto che i soldi non sono, venga dalla droga, non sono. Quindi basta. Se te avendo una proprietà. La proprietà vale mezzo milione di euro. È logico che te puoi dimostrare, c'è la pezza d'appoggio, che i soldi sono veri, no? Ho Cioè, capito. il problema è questo: che ora li possiamo fare queste operazioni, dopo non ce le faranno più fare. Quindi c'è una certa urgenza. Io non so, tante volte io non voglio fare nessuna pressione. Perché compriate oro? Voglio che siate consapevoli che gran parte di queste operazioni qui, quando ci sarà questo cambiamento col digitale, metteranno dei limiti, ma ce l'hanno detto chiaro che ci sarà un limite. Ce l'hanno detto in tutte le maniere. Non so quanto sarà, magari saranno 10.000 al mese, ma ci sarà un limite perché non vogliono che le persone, soprattutto quelle che si cominciano a svegliare, comincino a portare soldi in altri posti o investire in altre cose. Questa è la Quindi puoi, preoccupazione. sì. Puoi ricapitolare quanto la procedura da fare per per questo acquisto di metallo qui in Germania? È molto Per questo. semplice, devi avere i soldi su un conto corrente, possibilmente in euro. Per quello che riguarda le monete digitali, posso dirvi questo. Ovesta accetta USDC, che sarebbe la moneta digitale Ethereum, come si chiama, Ethereum, collegata uno a uno col dollaro, e l'accettano. Però, siccome sono all'inizio della di tutta questa operazione, vogliono che si faccia una prima transazione da 2000, e poi diciamo i bonifici successivi di 5.000, dell'equivalente di 5.000 euro ciascuno. Siccome ci sono delle fee non indifferenti, probabilmente se uno deve fare un certo acquisto non gli conviene procedere in questa maniera, ma gli conviene convertire qualsiasi tipo di moneta digitale abbia, non tanto in USDC, ma in euro. E Sì. allora a quel punto fa tutto in maniera molto più semplice. Bene. Poi una volta che te hai l'euro, se mi chiami, io ti apro, cioè, ti mando la comunicazione, mandiamo la comunicazione a Ovesta ti risponde, ti assegna un numero di conto corrente e un codice di deposito. A quel punto te segui tutta la procedura digitalizzata, accetti tutto. In questo momento c'è un'offerta, ti danno diciamo un bonus di argento. Oggi diciamo così, la percentuale di bonus è l'1%. Probabilmente questo 1% è dovuto al fatto che nel weekend in genere è il 2%, perché ieri la Germania ha perso con la Spagna. Peccato, perché sono convinto che se avesse vinto avrebbero celebrato offrendo il 2%. Comunque, con un po' di pazienza, la promozione scade il 14 di luglio e quindi abbiamo ancora tempo. Io ho tre o quattro persone, no, che sono in attesa di comprare, forse anche un po' di più, che sono in attesa di comprare al 2%. Le ho messe tutte in lista. Appena scatta l'operazione, ti spiego naturalmente in relazione all'investimento che puoi fare. Ci sono diverse soluzioni, due soluzioni: la L12 o la XL24. Con la L12 hai un 3% di sconto quando acquisti sul prezzo medio, diciamo così, dell'oro al dettaglio. Attenzione, al dettaglio, non al fixing di Londra, perché il fixing di Londra è un prezzo all'ingrosso per gli operatori. Anche in passato, purtroppo, abbiamo fatto un bel po' di confusione su questo punto. Per adesso, finalmente adesso è stato chiarito. Mentre con la 3%, mentre con la XL compri meglio perché c'hai il 6% di sconto. In linea di principio la L può andare bene per uno che vuol fare un investimento dai 27, 25, 27, col 27 scatta il bonus, per cui
si recupera completamente il premio. Ora non scendo troppo nei dettagli perché diventa difficile capire tutto. Quindi con 27 si recuperano questi 1.200 euro, va bene? Per la XL si recupera il premio con investimento minimo di 50, si recupera completamente il premio di 2004, però ci sono anche delle soluzioni intermedie per cui io non è detto che debba comprarli subito tutti. Uno non deve vedere questo investimento subito, lo può fare anche per gratis. Quando arriva al tot previsto, comincia il rimborso automatico mese per mese in metallo, sempre in metallo, lo sappiamo, ma in soldi, che gli viene accreditato sul conto, perché avete tutti gli effetti in conto. Se poi uno ha bisogno di arriva per esempio a 27, no? Scatta il bonus, però un mese dopo, anche una settimana dopo, uno c'ha un'emergenza e ha bisogno di 2 o 3 mila euro, vende un po' di metallo, ma il bonus continua. Il bonus continua, non è che perde il bonus, il bonus è già partito e quindi continua. Questa è una cosa molto importante, cioè i soldi non sono assolutamente vincolati a niente. La cosa, tra virgolette, rivoluzionaria che ha fatto adesso questa azienda tedesca ha introdotto quello che loro hanno chiamato il switch pilot, che io ho chiamato software di valorizzazione del metallo, se non si capisce tanto bene, per cui questo software, lavorando nel rapporto tra oro e argento, crea un'extra grammatura. Va bene? Molti hanno già sottoscritto, io ho estrema fiducia ovviamente di quello che mi hanno detto a Monaco, perché non sono degli imbecilli. Purtroppo non sono perfetti nel marketing, io poi sono un po', diciamo così, inesperto, intanto gli rompo le scatole perché fanno delle cose che magari qui l'avrei fatta in maniera diversa. Però, insomma, a parte queste piccole lacune qui, cose che ricordiamoci, l'azienda perfetta non esiste, lo dico per esperienza, quindi bisogna un po' andare al sodo, no? Ecco, il sodo loro lo fanno bene, per quello che riguarda lo stoccaggio, la serietà, se dicono, tante volte a me mi arrivano delle notifiche in cui mi hanno accreditato un euro, anche lo 0,70 sul mio conto. Ma immaginate se un'altra azienda accredita. No, è tutto automatizzato, quindi azienda formidabile per quello che riguarda la gestione del nostro metallo. Quindi su questo non ci dobbiamo preoccupare assolutamente. Quindi Pia, quando una volta dobbiamo fare l'operazione per gradi, no? Come succede anche magari a tante altre che hanno monete digitali, io capisco questa situazione. Nel futuro sarà tutto più facile, perché noi siamo già allertato, per quello che posso fare io, l'azienda, le dire, oh, qui bisogna anche accettare Bitcoin, bisogna accettare in tempo breve le prime 5 monete digitali, bisogna trovare la maniera di accettarle, perché è chiaro che se no si perde clienti, si perde soldi, si perde credibilità, bisogna essere avanti rispetto anche alla concorrenza in tutte le maniere possibili e immaginabili. Questa è una cosa di marketing, no? È una cosa di posizionamento, eccetera, eccetera. Però io ho molto fiducia in questo software perché se tutto va secondo le provisioni è una cosa molto semplice da gestire, molti l'hanno già anche fatto, è tutto in automatico. Quindi non c'è da fare particolarmente niente, io mi occupo di tutta la prima fase dell'apertura del conto, della consulenza, eccetera, eccetera. Poi, una volta che la prima fase è conclusa, la fase proprio di gestione, quindi della carica di documenti, di qualsiasi cosa, di qualsiasi aspetto legato all'operatività del sito, io collaboro con il dottor Walter Manca, che vi segue e segue tutto. I clienti in questa fase, io naturalmente sono a disposizione, però è lui che gestisce proprio tutte le problematiche, le situazioni, ecco, domande tecniche, molto tecniche, è lui il super esperto. C'è scritto tutto sul sito? Allora, Questo che tu hai detto, Max. molte non sono scritte sul sito perché dovete capire che ogni azienda ha anche una sorta di riservatezza, diciamo così. Ma rispetto a tante altre aziende che non fanno vedere prodotti, che non fanno vedere i prezzi, che sono un pochino tante cose,
Per esempio, a Vesta c'è la landing page, se voi andate e visitate il sito, se vuoi te la posso mandare anch'io, in cui loro lì aggiornano tutti i prezzi proprio giorno per giorno, direi quasi in tempo automatico, in relazione alle variazioni dei prezzi. Questo servizio Vesta lo fa. C'è anche la proiezione del sito. Poi ho messo insieme per chiarezza un documento per spiegare bene come funziona questo valorizzatore. Io ho chiamato valorizzatore, che anche lì è una cosa abbastanza semplice quando uno l'ha capita, però è una cosa che richiede un attimino di approfondimento. Quindi, se vuoi, ben volentieri ti posso mandare questo documento. Va Però bene. risolviamo, Pina, risolviamo prima quei problemini lì, no? Una volta che abbiamo capito bene, dobbiamo parlare anche con tuo marito, eventualmente tuo figlio, se no, vediamo di Certo. essere sempre concreti in quello che si fa, eh? Sì. Va bene. Va bene. Va bene, sì. Ilana, buongiorno, siamo quasi in chiusura, però, insomma, come sapete, potete riascoltare l'intervento è registrato, sto registrando. Oggi credo di avervi detto delle cose molto importanti per quello che mi riguarda. Ne riparleremo in futuro perché ci sto ancora studiando sul documento dei BRICS, che ricordo comunque sia sono associati, no? Hanno degli associati come la Pro Aurum o la Lumis, quindi tante volte il nostro oro viene stoccato anche in queste altre aziende che comunque sono sempre parte, no? Dei Brinks. E ricordo che per coloro che vogliono procedere, io suggerisco di stoccare, soprattutto clienti nuovi, suggerisco di stoccare a Zurigo. Zurigo in Svizzera, per le ragioni, ne ho parlato tante volte, il posto più sicuro secondo me è in Svizzera. Quindi per fare questo bisogna fare una richiesta molto semplice a Ovesta richiedendo lo stoccaggio a Zurigo. Questo si può fare senza nessun tipo di problema per investimenti superiori a 10.000 euro. Non è possibile farli sui piani di accumulo. Piani di accumulo che potete fare anche con noi, non ci sono problemi, ma che vi dico la verità, probabilmente se uno vuol fare un piano di accumulo, tutti sapete che cos'è, no? Sono quegli investimenti che mese per mese, in cui magari uno non investe una certa cifra subito, ma investe magari 200 dollari, 300 euro, scusate, al mese. Questi piani di accumulo sono equivalenti. Se volete farli, potete per esempio farli anche con la Helio. Con la Helio, quindi vi accumulate proprio oro, 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 un pezzettino di lingottino tutti i giorni. Quando arrivate alla cifra del lingotto da 100 grammi, ve lo fanno, andate lì e vedete il vostro lingotto. È anche una cosa molto, molto particolare, no? La stessa cosa la potete fare anche con l'azienda in Germania, ma è tutto più complicato in questo senso, che loro lavorano in maniera molto diversa, devono mantenere certi costi e se dovessero fare un'operazione così per clienti che hanno un po' in tutto il mondo, voi vi rendete conto, allora tanto vale venderlo loro. Quindi loro fanno un lavoro sempre con loro, ma un pochino diverso. Dunque, approfitto per ricordarvi che a tutti coloro, soprattutto che hanno già sottoscritto, no, per i nuovi programmi a taglie, che in effetti i programmi a taglie hanno sostituito, diciamo, per coloro che hanno fatto un certo tipo di investimento all'inizio, il precedente Royal Class che non esiste più. Va bene, però ricordo, non ne ho forse ancora parlato in maniera chiara, che anche sulla L12 o sulla XL funzionano anch'esse come piano di accumulo. Cioè, se uno vuole, nonostante l'investimento che ha fatto, per esempio, di 27, va bene, aprendo una L12, se vuole può continuare a metterci qualche soldo mensilmente. Loro suggeriscono 200 al mese per la XL, mi sembra 400 per la XL. Ma se uno vuole, cioè se uno ha proprio tutti questi soldi, ha per esempio un affitto sicuro che gli entra, oppure un pensionato, no?
che ha la pensione, che sa che è una bella pensione, che sa che magari gli avanzano sempre quei 700, 800, 1.000 euro al mese, fa una convenzione seguendo le stesse procedure di quando si deve pagare la luce, insomma, il telefono, queste cose qui con la banca, e la banca ogni mese gli acquista oro, no? Gli manda un bonifico acquistando oro automaticamente, magari per i 12 mesi o per i 6 mesi. Ma non c'è nessun tipo di obbligo, eh? Non c'è, non c'è, mi sembra che l'obbligo minimo, c'è un tipo di obbligo che mi sembra sia 50 euro, ma qui parliamo di cifre superiori. Quindi, poi se uno non la vuole interrompere, in qualsiasi momento lo interrompe, non c'è nessuna penale. Assolutamente. Quindi c'è molta flessibilità sulla gestione del conto dell'azienda tedesca ed è questa che a me piace. L'altra azienda, per esempio, questa qui, se volete fare anche con la Elior, un piano di accumulo, io vi faccio parlare con Claudia, che è una venditrice formidabile, mi piacerebbe averla avuta in Ovesta, avrei fatto sicuramente. Io sono solo, in Ovesta per il momento sono solo, va bene? È un aiuto, oppure qualcuno che mi affianca e che mi dà una mano, è benvenuto, eh? Se c'è qualcuno di voi che ha un'esperienza nel settore e che è interessato perché ci vede la crescita nel settore dell'oro, io cerco collaboratori, io e anche con Ovesta, ma anche con la Elio. Quindi a seconda, magari, ecco, delle caratteristiche o dell'interesse specifico che può avere la persona, può magari, ecco, essere più interessata a cooperare con l'azienda tedesca oppure con l'azienda di Lugano. Per me va bene lo stesso, non ci sono problemi. Ecco, magari ecco questo suggerimento, io ve lo darei di collaborazione per i piani di accumulo, soprattutto di piccoli importi, con l'azienda di Lugano. Come si chiama l'azienda? Mi mandi il link, Max? Si chiama Elior, è un'azienda italiana che però è Sì. stata rilevata da un banco o metalli con sede nella Svizzera italiana. Ho capito. Se mi puoi dare anche il contatto di questa Claudia, no? Così Certamente, come vediamo. volentieri te lo do in via privata. Puoi Grazie, parlare con grazie. lei anche del tuo investimento in qualsiasi momento. Non, io Sì, no, sì. non voglio essere molto corretto e mi voglio comportare sempre per quello che posso, in maniera etica. Ho un accordo con loro, mi sembra che siano persone molto serie e quindi voglio dare la doppia opzione d'ora in poi a tutti coloro che mi contattano, chi mi seguirà su questa piattaforma. Almeno fino alla fine dell'anno. Facciamo una prova che facciamo, naturalmente, la faccio molto volentieri. Chiunque mi segua in questo momento deve sapere che vuole aprire un conto, non ha nessun obbligo di farlo con me, cioè con questa azienda con la quale collaboro da tempo. Io devo sapere da 2 settimane, no? Da quando ho presentato la Elior con Claudia. Io faccio parte anche del loro gruppo, quindi se uno è più contento a collaborare con loro, io non ho nessun tipo di problema. E poi devo ricordare, sempre per correttezza, che se uno invece vuole comprare un pochettino d'oro, non vuole fare un piano di investimento, ma se lo vuole proprio comprare l'oro blisterato, no? Queste cosettine qui, probabilmente l'azienda che conviene di più in questo senso, perché le altre due lavorano in maniera diversa, quindi ognuno, diciamo così, offre, no? Offre ha un'offerta diversa. Se uno va a comprare dei piccoli lingottini, va alla Z Metalli Preziosi di Valenza, con loro abbiamo una convenzione, comprate molto molto bene, posso assicurarvi, abbiamo fatto un accordo, cioè, abbiamo fatto un accordo con lui, con Antonino, per cui potete anche lì potete contattarlo, i contatti di questa azienda me li potete chiedere, ma sono anche sul report, poi il report adesso sarà aggiornato, no? Con la nuova collaborazione anche della Elio, perché bisogna sempre essere precisi in queste cose, e uno deve scegliere in completa libertà. Ecco, acquisto questo qui, io odio il fatto di, come io lavoro dal punto di vista del marketing, io non vendo un'azienda. Io vendo delle soluzioni in relazione alle esigenze dei clienti. Quindi naturalmente ho bisogno almeno di 3 aziende.
a disposizione, no? Ognuna è specializzata in una cosa ben precisa. E AZ Metalli fa anche deposito? No, te l'ho spiegato prima. Ah In no. Italia io non lo non, non, non sono, Non lo hai consiglio, sì. capito? No, non lo posso suggerire, perché se no si ritorna, che si fa? Si sta a giocare qui? No. Certo. Anzi, Ma coloro che mi contattano in tanti che hanno comprato l'oro, hanno comprato l'oro, magari ce l'hanno un po' in casa, un po' di qui, un po' di là, e con un paio di persone, insomma, sto lavorando adesso per prenderlo utilizzando una via alternativa, quindi come vedete io un po' di lavoro lo faccio, una via alternativa con un'altra azienda in Svizzera per stoccarlo in oro. Ora devo anche chiedere, e stoccarlo, scusatemi, in Svizzera. È possibile che questa operazione qui possa farla anche la Elio, fra l'altro. Non lo so, adesso ci dobbiamo parlare. Cioè, Max, scusa, ho capito giusto che questa operazione è trasferimento di oro direttamente in Svizzera alla Elior piuttosto che a... O no? Ho Allora, capito no, il trasferimento di oro esistente alla Elior lo devo verificare. Non lo so se loro stoccano oro, che credo di sì, che comunque non fa parte, diciamo, della loro rete, capito? Però ho la soluzione, se non lo fanno loro, io ho già la soluzione militare. Perché allora è una cosa che mi riguarda, ma io volevo evitare di venderlo, cioè tornare in Fiat per poi ricomprarlo magari da Uvesta o alla Elio, hai capito? Io non ti sto mica suggerendo di venderlo. Non ti sto suggerendo di venderlo, ti suggerisco di prenderlo e toccarlo in Svizzera. Esatto, era una soluzione che io stavo cercando. Perché prima pensavo che non fosse possibile questa cosa, che dovesse per forza passare attraverso la banca vendendolo e poi riacquistandolo, hai capito? Assolutamente no. C'è una procedura burocratica da seguire, che è una rottura di scatole, però si può fare, è tutto legale. Ok, allora mi interessa. Va bene, grazie. Poi... Prego, parliamo dopo, prima finiamo tutto con lui. Ciao, ciao. Vedete com'è complessa, no? Tutta questa cosa qui. Purtroppo io devo continuare a approfondire, a studiare, perché ci sono, per esempio, c'è una persona che ho incontrato a Monaco, che lavora per questa azienda tedesca, una persona molto capace, è lui che si occupa della gestione di tutti i partners del mondo. Tenete presente che Avesta, ve l'ho detto l'altra volta, ha un patrimonio, ve l'avevo detto, di 150, no, quant'era? 180, ora lo dico, enorme. Cioè, gestisce un patrimonio enorme in oltre 150 paesi al mondo. Quindi non è che sia proprio un'aziendina, tutto rispetto, tipo l'italiana, è una multinazionale di fatto. E gli ho accennato, quando sono andato a Monaco, questa storia, come mi è venuto molto cortesemente, mi è venuto a prendere all'aeroporto, no? Io sono dovuto arrivare lì un giorno prima, perché venendo dalla Tanzania era l'unica maniera per arrivare. Io ho detto: guarda, vengo, però vengo un giorno prima, non ti preoccupare, ti vengo a prendere io. Quindi mi hanno pagato anche una notte in più all'hotel, no? Sono stati molto, molto cortesi. Ovviamente l'hanno fatto anche perché sono arrivato sesto nella graduatoria mondiale, e queste cose, via, non ce le nascondiamo, eh? Si fanno sempre perché c'è un ritorno economico, perché se no non l'avrebbe fatto. Ma detto questo, abbiamo fatto due chiacchiere, una cosa e quell'altra, e gli ho buttato lì il discorso famoso di questo FF, che non ne posso parlare qui. E lui è caduto dalle nuvole, no? Ha detto: cosa? Quindi quando poi, e lì poi non abbiamo detto: guarda, mi farebbe piacere avere la possibilità di approfondire questo argomento, perché è un grossissimo punto di forza dal punto di vista del marketing, perché caratterizzerebbe, darebbe all'azienda, la Westa, una unicità che nessuno ha nel mercato. Quindi io so che, se lo posso dire per esperienza mia, alla fine dell'anno faccio una produzione magari del 20-30% in più,
ma soprattutto colloco l'azienda dal punto di vista di quello che si chiama il posizionamento unico nel mercato, e non è l'unicità, paga sempre, come si dice. Quindi lì per lì poi abbiamo parlato di altre cose, ma non c'è stato, lui stava sempre occupato, non c'è stata più la possibilità di approfondire questo argomento. Quando ci siamo risentiti un po' di tempo fa, perché abbiamo parlato di questo nuovo sistema, eccetera, eccetera, ah Massimo, come va? Eccetera, eccetera, bene, bene, benissimo, tutto bene. Gli ho detto, ma allora hai investigato il discorso dell'FF? E lui mi dice: no, no, l'FF, no, 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 non so niente io dell'FF, che cos'è l'FF? Insomma, lui lavora dal 2011, da 13 anni, nell'azienda, e non conosce probabilmente ancora questa cosa, perché giustamente la proprietà non ne vuole parlare, dice: perché non dobbiamo fare pubblicità a una cosa così? La tengono molto riservata perché non la vogliono far sapere. Perdono soldi perché loro sanno bene che sarebbe un punto di forza straordinario poterlo dire, ma non lo vogliono dire, perché tante volte ci sono queste aziende qui sono costituite tante volte da questi grandi banchieri, da questi grandi investitori che dicono: ma perché non si crea un'azienda dove si fa anche questa cosa qui, così, così? Sì, quindi si mettono d'accordo in tre o quattro, magari operano già nel settore, vengono fuori da un'altra azienda, quindi sanno già quello che fanno sempre, non partono mai da zero. Sanno bene che il fatturato dell'azienda è costituito dai primi 10 clienti. I primi 10 clienti costituiscono il fatturato dell'80% dei depositi dell'azienda. Questi 10 clienti sono gli amici degli amici, gli amici dei banchieri, gli amici dei grandi investitori, gli amici di coloro che fanno grande finanza. E questa gente qui non capite, gente anche un po' così, no? Ama la riservatezza. È come se si fossero creati un'azienda propria per stoccare i propri averi. Ora, vabbè, l'azienda opera anche su territorio, quindi fa un'operazione anche, diciamo, con soggetti privati, no? In un certo senso. Ma la politica dell'azienda, la politica comunicazionale dell'azienda è molto ristretta. Quindi loro non fanno sponsorizzazioni, non fanno nessun tipo di evento, non fanno PR, tengono tutto il marketing a un livello molto molto basso, che a me tante volte mi fanno arrabbiare, però la politica è così, e anche per contenere i costi, perché con sponsorizzazioni, sapete, costano un occhio della testa, quindi alla fin fine sarebbe più cara l'azienda, no? Perché deve far ripagare al cliente finale, consumatore finale, tutti questi costi di marketing, no? Io ne so qualche cosa, e quindi giustamente, anche per tenere proprio al limite, per accontentare tutti, hanno questa situazione per cui non vogliono fare troppo puzzo su certe cose. E per certi aspetti sono perfettamente d'accordo con loro. Non avrei niente da dire, io sarei molto riservato anch'io dovessi gestire questa cosa. A me dispiace perché per piccole cose, e come vedete ve le dico in diretta, non è che le mando a dire, le dico a tutti, è un'azienda molto buona, ma per l'offerta italiana è vicina all'eccellenza, ma gli manca qualche cosa. Mi dispiace perché io potrei sistemargli tutte queste cosettine in maniera tale che anche l'offerta al mercato italiano sarebbe, diciamo così, consona a quello che il nostro cliente richiede. Però per il momento si vede costo troppo e non mi vogliono ingaggiare. Naturalmente sto facendo una battuta perché lo farei per gratuitamente. Non chiederei assolutamente niente. Speriamo che piano piano si riesca diciamo, a correggere tutte quelle piccole, ripeto, piccole cosettine, che però tante volte non accontentano il cliente. Che l'obiettivo finale del marketing strategico, ricordiamoci, è quello di fare tutti voi contenti. Perché se voi fate l'operazione con me, con Ovesta, e avete un'esperienza positiva, che cosa fate? Raccomandate la stessa cosa a un amico, a un'amica. Quindi il passaparola diventa fondamentale. Chiaro, no? Ecco, io sarei in chiusura, abbiamo fatto 1 ora e 20,
più di un'ora e 20. Se non avete domande, possiamo chiudere qua. Grazie di tutto. Prego, di alcune cose particolari, Lana, non so se poi anche te, magari quando sei pronta, alcune cose personalizzate, se ne parla, cioè, a tu per tu, perché non posso dire tutto, tutto, tutto qui. Alcune cose non ve le dico, ve le ho dette, però poi quando ci sentiamo, magari si fa una personalizzazione in relazione alla vostra situazione. Benissimo, allora se non ci sono domande possiamo chiudere qua. Io auguro un buon fine settimana a tutti, ricordo gli appuntamenti, ora stiamo andando verso l'estate, e quindi adesso magari soprattutto per destinazione. Allora l'appuntamento di sabato vorrei mantenerlo anche ad agosto, ora è chiaro, non so il 15 d'agosto, che 15 di agosto che giorno è, però ecco in agosto sarà tutta una cosa un po' così, vediamo un po' il 15. È giovedì, però ecco, posso dirvi che la settimana del Ferragosto, quindi quella del 17, non farò niente di sicuro. Mi dovrebbe venire anche un amico dall'Italia, a parte questo. Il 17 dopo agosto non lo facciamo di sicuro, e magari facciamo un sabato sì e un sabato no. Adesso ci pensiamo, se no andiamo direttamente a settembre, va bene? Allora, dunque. Volevo, aspettate, c'ho da dirvi un'altra cosa, chiudo un attimino qua. Ah, poi sì, allora, la promozione scade, vi ricordo, il 14 di luglio, che è l'ultimo giorno degli europei. L'intervento prossimo sarà lunedì, come al solito, credo, sulla Rana Libera con Flavio. Io usualmente leggo delle cose di storia. Devo ho cose da fare, prendere gli impegni. Vabbè, comunque ora lunedì, per chi è interessato, qualche cosa mettiamo insieme. E poi mercoledì mi sembra che non faccio niente. Scusatemi di nuovo perché c'è la semifinale dell'Europeo, se non erro. Agosto, ritorniamo mercoledì. Sì, c'è l'Europeo. E quindi non si fa niente, e il sabato sì, il sabato successivo facciamo sicuramente l'intervento, spero che ci sia anche il dottor Manca, e poi insomma vedremo un attimino. Ecco, per quello che riguarda la promozione, non aspettate per cortesia gli ultimi giorni, cioè se uno è interessato a fare la promozione, siccome c'è da fare tutta una serie di operazioni, aprire il conto, fare tutta una cosa di operazioni per poi approfittare del 2%, il 2% non lo fanno tutti i giorni, magari me lo fanno mercoledì o questo martedì, mercoledì o giovedì, se mi fate le cose venerdì, poi dopo è troppo tardi, non c'è tempo di approfittarne ed è un peccato. Si può aprire un conto XL e LOXL anche con 1000 euro, non occorre investire una cifra straordinaria, non c'è assolutamente nessun vincolo. E poi piano piano, piano piano, piano piano, ci si mette qualche soldo, magari fino ad arrivare a 27 oppure a 12. Già con 12.000 euro si comincia a recuperare 600 euro di premio. Ecco, chiamatemi che vi spiego nei dettagli per benino queste cose. È stato strutturato molto bene, però un po' complicato da spiegare. Si può dire tutto, tutto, tutto. Per la finale dell'Euro, che è il giorno anche in cui finirà tutto, è molto probabile che questo fine settimana qua, il 13 e 14, facciano il 2% di sconto, perché sugli ultimi giorni è logico che ci sia. La promozione del 2% l'hanno fatta la scorsa settimana. Speravo che la facessero anche questa settimana. La Germania ieri ha perso e la promozione è rimasta all'1%. Quindi è presente che sono 27.000 euro di investimento, sono 540 euro di argento. Su 50 sono 1.000 euro di argento, perché si devono buttare via questi soldi? Va bene? Però la novità è che, e
eccezionalmente per coloro che aprono un conto, va bene, e anche come premio per tutti quelli che l'hanno aperto dal 1° luglio, io do come bonus mio personale un bonus di 200 euro per l'apertura di una XL e di 400 per l'apertura di una XL, in più al bonus di Argento di Aosta. Però dovete farlo subito, da oggi fino al 12. Ecco, prendiamoci questi giorni qui, ci abbiamo tanto tempo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, chiudo l'offerta. Poi non si fa più. Con la speranza, scusa un attimo, che il 12 e il 13 l'offerta sia al 2%, perché se poi è all'1 io non ci posso fare niente. Dimmi. No, mi ero allontanata, ma cosa hai detto? Dovete farlo tutti i giorni. Cosa? Allora, dicevo che l'offerta è per coloro che hanno aperto già un conto o che coloro l'apriranno, quindi dal 1° fino al 12, io do un bonus mio personale di 200 euro per la L12 e di 400 per la XL24. Però non potete aspettare l'ultimo giorno, perché poi l'ultimo giorno io non lo so l'offerta che ci sarà. Prima lo fate, meglio è, così magari sfruttiamo l'offerta del 2% che fanno durante la settimana. Poi, se Sì. non volete l'offerta, non fa nessuna differenza, eh? E quindi In oro. L12 vuol dire quanto costa il conto corrente aprirlo? L12 vuol dire 12.000 euro di oro? Cioè, spiegami un po', Massimo. Te ne posso parlare in via personale, perché vorrei Sì, chiudere adesso ed è un po' complicato. grazie, Bene, prego. grazie Massimo. Ci Sentiamo dopo. aggiorniamo. Ciao, Risolviamo tutto, poi grazie. pronta questa. Prego, Va grazie a te. bene, Tutto ciao. chiaro? Quindi la promozione mia scatta dall'1 di luglio, è retroattiva fino al 12, anche se ufficialmente scade il 14. Mi riservo, riservandomi il 13 e il 14 di sfruttare questa benedetta offerta. Però, come dicevo, prima lo fate, meglio è, se no perdete magari il giorno giusto in cui c'è l'offerta al 2%. Io non posso garantire che ci sia il 2% il 13 e 14, perché non lo so. Benissimo, allora io chiudo qua ringraziandovi dell'ascolto e augurandovi un buon fine settimana e dandovi appuntamento naturalmente alla prossima. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti.